Due protagonisti del film, ma non solo due protagonisti, perché uno dei due è anche l'autore, uno degli autori, sì, del film. Il tema della sterilità visto da un punto di vista maschile, come nasce quest'idea? Allora, nasce per far uscire sì il problema della sterilità, ma anche il problema di, diciamo, poi il problema, tutti i problemi che ne scaturiscono, cioè quindi il problema con la moglie, con il figlio, accettare o no questo figlio. Come hai detto sì a questo ruolo? Ah, in realtà il sì me l'hanno detto dall'altra parte. Io ho fatto un provino e quindi insomma è successo che abbiamo provato le scene, all'inizio si pensava all'amica dell'Otieri, poi pian piano ho visto una specie di somiglianza di colore e ho detto vabbè, potrebbe essere la sorella, e quindi in realtà sì, me l'hanno detto dall'altra parte, io sono stata felice di essere stata scelta per questo ruolo che mi ha permesso di debuttare al cinema e di lavorare con grandissimi professionisti in ogni settore, quindi è un sì che ho ricevuto e sono stata felice di averlo ricevuto. Che effetto ti ha fatto la prima volta che ti sei rivista al cinema? Strano, sicuramente. Di grande odio iniziale, perché appunto non c'è la possibilità di poter più intervenire nei confronti di quello che si è fatto. Questo da attrice di teatro diventa un po' frustrante poi nel fatto cinematografico. Interessante vedere come poi la percezione interna è diversa da quella esterna, quindi quello che pensavo di aver fatto in alcune scene poi in realtà mi sono resa conto che era diverso, come le scene che in genere si pensano che siano fatte molto bene in genere sono mediocri, quelle che si pensa di aver fatto male in genere magari funzionano. Il cast è molto molto ricco, insomma, da Giannini a Lautieri. Vediamo un Enrico Papi in una veste particolare da sacerdote. Ecco, qual è stato il vostro rapporto sul set? Ottimo, ottimo. Io da appunto debuttante al cinema, quindi sul set ero molto intimidita, però grazie a loro ho vissuto un clima di grandissima familiarità. Serena subito mi ha messo a mio agio, così come con Giannini, Mattioli, si è subito creato un clima di grandissima comunità con tutti, oltre con gli attori, con tutti appunto, con tutto lo staff. A mio agio e con loro non mi hanno fatto sentire appunto una specie di piano diverso, di lavoro. Cioè eravamo tutti lì a lavorare insieme per un film e quindi eravamo tutti alla pari in qualche modo, quindi... Come mai hai scelto Monterotondo e da quant'è che vivi qui? Allora, vivo qui da circa un anno. L'ho scelto innanzitutto perché è una città che amo tantissimo, vicino Roma, che è il luogo dove lavoro più spesso quando non sono in giro per lavoro, e poi principalmente per amore. C'è il segreto. È la prima volta che partecipate al Festival delle Cerasi e volevo chiedervi un'opinione sul festival. Allora, è un festival che, anche se partecipo per la prima volta, però conosco da tantissimi anni, visto il grande successo che ha e la fortuna che anche si porta dietro. E lo trovo un bellissimo festival, io amo il cinema, quindi tutto quello che può promuovere il cinema e naturalmente lo seguo con grandissimo piacere, poi lo seguo tantissimo da spettatrice, quindi lo amo molto e quindi lo seguo con piacere. Secondo me è un festival del cinema italiano fatto con limpidità, trasparenza e molta genuinità, cioè il Festival delle Cerasi, tipicamente proprio di questa zona, lo trovo spettacolare ed ecco perché l'affluenza dei grandi personaggi del cinema in questo festival. Quindi grazie per averci ospitato. Che dire di più.